trovare questa partita. Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Vi do il benvenuto anche grazie alla collaborazione di Stefano Lama che mi affiancherà per il commento tecnico. Il campionato è grande protagonista quest'oggi. Sarà una partita tutta da seguire, Stefano. Tre punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Sarebbe morale, fiducia, tutto il gruppo. Può colpire da lì. Bravissimo qui il difensore che recupera. Formazione di casa che scende in campo con questi 11. Scendono in campo oggi con un classico 4-5-1. Una sola punta dunque per loro, anche se potrà contare sull'appoggio dei centrocampisti che dovranno salire a turno per darle una mano. Questo è lo schieramento di partenza degli ospiti. Diamo un po' di numeri, Stefano, nello specifico quelli con cui scendono in campo. È 4-4-2 a rombo la scelta del tecnico per questa sfida. Sì, Pier, ha optato per schierare 4 di centrocampo non in linea, sistemando uno schermo davanti alla difesa come vertice basso e un trequartista che agirà a supporto delle due punte. Brutto passaggio e pallone regalato. Cerca di bucata per il compagno. Palla filtrante, molto interessante qui. Attenzione, la palla è lì. No, l'ha tirata addosso. Bravo qui a smarcarsi. Cerca il tiro. Attenzione, il pallone è lì. Intervento provvidenziale. Porca miseria. Ha evitato un gol fatto. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Attenzione, va con i pugni il portiere. Pressione qui sul portatore di palla. Buona qui la lettura del difensore. Palla in out, ci sarà rimessa con le mani. Può ricevere una posizione interessante. Vediamo cosa inventa ora. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Palla allontanata. Hanno spazzato via, ma c'è il recupero ancora del pallone. Spegnersi adesso va Occhio più. Occhio alla ripartenza. Ma porca. Può mettere da lì. Hanno trovato porca miseria. I sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque. Si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0. Che nervoso. Che ora potranno sfruttare l'inizio del match al loro vantaggio. C'è spazio, occasione. Fallo. E ci sarà dunque calcio di punizione da ottima posizione. Punizione da sfruttare per portarsi in vantaggio. Potrebbe anche calciare in porta da lì. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio, ha riconquistato palla. Può colpire da lì. Possono passare in vantaggio. Sì, e sì. E adesso e cambia tutto. In questo momento siamo, forse siamo bene fisicamente. Attendiamo la risposta degli avversari.
tre giocatori cambiati in un colpo solo, e dunque cambia molto qui la strategia e l'assetto di casa di poter trovare il pareggio. I tifosi continuano ad incitare la squadra, credono ancora nella rimonta, vedremo se riusciranno a contagiare anche porca i giocatori. Miseria. Saranno due minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Matteo, quanto c'è ancora da vivere di questo match? Andiamo a bordo campo. Finita. Finisce la gara. Devo fare un po' di cambiamenti perché la squadra inizia a soffrire un po'. We just wanted to ask you a couple of questions. Dai, cos'è che vogliono ancora dirci? No further questions, thanks. Iniziamo ad avere un po' di... Ma che non vedo l'ora di... Dai, su. Vabbè, dai. Tanto per... Così va bene. Allora. Dai, andiamo a fare questa partita che è tosta. Giornata ideale per assistere a un bel match di calcio. Speriamo che le due squadre si rivelino all'altezza. Qui è Pierluigi Pardo che vi parla, accanto a me Stefano Nava. Emirates FA Cup, protagonista oggi con questo match della fase eliminazione. Ti aspetto un match spettacolare, Stefano. Qualificazione che passa attraverso i prossimi 90 minuti. Match che non ammette repliche. Chi perde torna a casa. La differenza, oltre ai valori dei singoli in campo, potrebbe farla la tenuta nervosa delle due squadre. In queste partite l'esperienza gioca un ruolo fondamentale. Questo è lo schieramento iniziale dei padroni di casa. La scelta del tecnico per questa sfida è ricaduta sul 4-3-3. Tridente offensivo composto da due attaccanti schierati larghi sulle fasce e una punta centrale. Un classico. Salta il difensore. Occhio. Grande parata. Che riflesso.
Porca miseria! Occhio al tiro della bandierina. Palla che resta in zona pericolosa. È in buona posizione. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. È stato fermato dal difensore. Buona l'intuizione qui. Palla filtrante, molto interessante qui. Attenzione! Sì, sì! Raccolgono i frutti di un'ottima prestazione. Sì, ci voleva. Facendo un po' quello che volevano, troppo passivo. L'atteggiamento della squadra avversaria a vantaggio, direi più che meritato. Ha concluso a botta sicura, era difficile da rinquadrare la porta da lì. Vabbè, c'è chi ha fatto anche peggio, non è il suo caso però. Questo è fantastico, è cresciuto. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Sare. Palla molto interessante. Vediamo cosa fa ora. Spazzano senza problemi. Riconquistano subito il pallone. Pallone profondo, pericoloso. Si può grande questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Ora sembrano davvero inarrestabili, Stefano. Stanno approfittando del passaggio a vuoto degli avversari. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. E dopo la fine della prima frazione, dunque 2-0. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Mandarlo via. E il pubblico non ci sta. Eh no, non è contento dell'atteggiamento. La palla a scavalcare la difesa. Può colpire da lì. Posizione ideale. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Prova ad attaccare sulla corsia. Può controllare palla senza fretta. Via il suo pallone. Non puoi fare dei cambi, eh. Spazio per il traversone. Vediamo cosa fa ora. È riuscito a fermarlo. Ma come fallo? Un cambio che dovrebbe dare nuove energie fisiche e nervose alla squadra per tentare la rimonta. C'era bisogno di una svolta anche a livello tattico. Comoda uscita del portiere. Ha recuperato il pallone senza fallo. Difensore che ferma tutto, sfuma il tentativo avversario. Recupera un buon... C'è spazio per lui! Attenzione! E il pallone in sì. Il pressing qui ha dato i suoi frutti, permettendo di recuperare palla e battere il portiere. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Punta l'area. The owner of the blue car registration BG04. A metri sulla fascia. Mamma mia. Vediamo cosa inventa ora. Prendila. Benissimo. Palla che fuori gioco. C'è fuori gioco. Il marcatore sembrava a pochi passi da lui. Siamo agli sgoccioli della gara. Pochi minuti e palla molto interessante. Manovra gestita male. Gran tiro. Sì. Sì. E la palla si infila nell'angolo, il portiere non può arrivare. Ha freddato il portiere con questo tiro di precisione all'angolo. Splendido gol.
può ricevere la posizione interessante. Brutto passaggio, il pallone regalato. C'è pressing sul portatore di palla. Perdono palla. Dai, è finita. Però interessante. E l'arbitro fischia la fine. Che partita faticosa. Just a moment of your time. Benissimo. Bisogna vedere se sono già i quarti, robe così. Perché per me sì. Siamo a quel punto lì. Sto sempre facendo giocare i soliti, quindi... That'll be all, thank you. Okay. Ah, questo qui ci ha dato un sacco di soldi. Ci hanno fatto un sacco. Se riusciamo a far qualcosa. Infatti la cartellina non è male. Mi metto solo una clausola. Vai. Speriamo che accetti.